Ciao ragazzi, io sono Callari e oggi siamo qui in una nuova top 5. Questa volta parliamo di 5 Pokémon che molto probabilmente tu non hai mai catturato, ovviamente senza usare cheat. 5. Salamence livello 10. Ragazzi, catturare un Salamence a livello 10 era impossibile fino a Pokémon Sole e Pokémon Luna, dove è stato introdotto il metodo SOS. E grazie a questo metodo, se si combatte contro un Bagon, si avrà l'1% di possibilità che lui chiami come alleato un Salamence a livello 10, che ovviamente è bassissima come percentuale, ma almeno ora si può. Deoxys in Pokémon Smeraldo. Sono sicuro che tutti coloro che hanno giocato a Pokémon Omega Rubino e Zaffiro Alpha hanno catturato Deoxys. Ma quanti di voi l'hanno catturato senza trucchi giocando a Pokémon Smeraldo? E ora vi dirò il perché: non l'avrà fatto quasi nessuno. Perché in Italia è stato possibile ottenere il biglietto Aurora, che serve per catturare Deoxys, solamente collegandosi a cartucce speciali con l'adattatore wireless per Game Boy Advance durante gli eventi Nintendo, per riceverlo tramite dono segreto. È stato distribuito durante il Pokémon Day 2005 e tenutosi a Mirabilandia dal 2 al 3 luglio 2005 e in seguito allo stand Nintendo a Lucca Comics and Games 2005 dal 29 ottobre al 1 novembre 2005. In più, nel 2005 fu possibile ricevere il biglietto Aurora inviando la propria cartuccia di Pokémon Smeraldo, rosso, fuoco o verde foglia all'indirizzo degli uffici di Nintendo Italia. Però una cosa buona per poterlo ottenere più facilmente è che, secondo un articolo del 2008 pubblicato sul sito www.nintendo.it, il biglietto potrebbe essere ancora ottenibile in questo mondo. Cioè, adesso se voi volete un Deoxys su Pokémon Smeraldo e avete ancora la cartuccia, speditela a Nintendo Italia e loro vi danno un Deoxys bello. 3. Chansey Shiny nella zona Safari di Pokémon Rosso, Fuoco e Verde Foglia. Ragazzi, allora, già Chansey in quella zona Safari aveva l'1% di possibilità di spawnare, poi aveva anche un tasso di cattura molto basso e questo lo rende il Pokémon più difficile da trovare nella zona Safari e ovviamente da catturare. Immaginate prenderlo Shiny quando sarebbe stato difficile. 2. Darkrai. Ragazzi, anche qui per ottenere Darkrai si era vincolati a degli eventi, o meglio a un evento. Infatti in Italia è stato possibile ricevere la scheda segreta, oggetto usato per ottenere Darkrai, mediante la distribuzione via Nintendo Wi-Fi Connection dal 3 agosto al 13 settembre 2009. Dopo non si potrà mai più ottenere. 1. Due Spinda Shiny identici. Come sapete, Spinda ha centinaia di combinazioni di colore e quindi immaginate quando sia difficile trovarne due uguali. C'è una possibilità su 4 bilioni. E invece, ragazzi, immaginate due Spinda Shiny e anche identici. La possibilità qui è di 1 su questo numero che leggete qui, che io non so nemmeno leggere, però è enorme. Niente ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse stato così, vi invito a lasciare anche un bel like, commentate dicendomi quale Pokémon avete catturato, condividete il video con tutti i vostri amici e soprattutto iscrivetevi al canale se sei nuovo. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.